E buon salve ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui andremo a parlare della forgia, più precisamente dei segreti che questa nasconde. Dall'uscita dell'Armeria Nera le informazioni che il gioco ci ha fornito riguardo a questo elemento sono state decisamente scarse, tuttavia nelle prime ore di gioco del DLC sono stati scoperti diversi elementi interessanti. Come con tutta probabilità saprete, è possibile acquisire una quest esotica aprendo una cassa in una grotta della forgia e completare il primo step all'interno di questa. La particolarità però su cui andremo a soffermarci oggi sarà quella dei simboli nascosti. Infatti, mirando con una qualsiasi arma della forgia, ottenibile da un telaio, non si tratta quindi delle armi potenziate, quelle dei reskin, potremo osservare degli strani simboli blu sulle pareti della mappa. La maggior parte saranno delle lettere, ma potremo trovare anche qualche runa scandinava su dei piccoli cubetti sparsi per l'area di gioco. Quattro mani, simbolo dei Volundur, proprietari di questa forgia, su una colonna di pietra, e un sole, una nuvola e una stella nelle tre aree della mappa. Se proviamo a sparare a qualcuno di questi simboli con un'arma della forgia, noteremo che questi scatenano una strana onda misteriosa, quasi un'onda d'urto di colore violastro. Inoltre, su una cassa a destra dell'entrata è presente una spada con l'incisione Nagmar, termine che purtroppo non siamo riusciti a ricondurre ad alcun elemento reale o di fantasia. Spostandoci però sul lato destro della mappa, troviamo su una roccia non troppo grande una vera e propria frase in rune scandinave, traducibile dall'alfabeto posto al termine dell'incisione stessa. Questa scritta infatti recita: In the night went men, in study corslet, their shields glistened in the waning moon. Scusate per l'inglese. Insomma, la traduzione la vedete a schermo vuol dire: nella notte vennero degli uomini in casacche borchiate, i loro scudi brillavano al calore della luna, al brillare della luna, insomma. Questa frase è abbastanza misteriosa, infatti non riusciamo a ricollegarla a qualche procedimento particolare. La nostra unica idea è stata quella di sparare a lettere e simboli corrispondenti sulle pareti per comporre l'incisione. Il problema è che mancano alcune lettere, come sempre la M, la O, la G e la W. E altre come la Y e la B che non sarebbero coinvolte all'interno della scritta, per l'appunto. Questa trascrizione e le lettere sul muro rimangono quindi un mistero per tutti noi, che però per ora andiamo un secondo ad accantonare. Infatti noi andremo ora a esaminare quello che è una specie di manufatto particolare. Infatti dall'altra parte della mappa, sulla sinistra c'è un cumulo di casse, insomma di ferraia, che ci lascia un piccolo spazio per entrare. In questo spazio tra il muro e appunto le scatole potete vedere che c'è una specie di incisione a labirinto. Sempre mirando con le armi delle forgia possiamo osservare 5 diversi simboli che si ripetono più volte: una mano, una lucertola che si morde la coda, una spada, una sorta di fiocco di neve e una nave. Guardando più attentamente però si notano una freccia sulla sinistra che punta all'interno del groviglio ed una destra che punta verso l'esterno, come ad indicare l'entrata e l'uscita del labirinto che è formato da queste strade. Seguendo quindi l'intrigo della freccia a sinistra per poi percorrerlo fino a quella destra, incontreremo questi simboli in un ordine che probabilmente ci indica la combinazione per riuscire a risolvere l'enigma, soltanto che questi simboli sono diversi dalle lettere. Probabilmente ci sono dei simboli come questi presenti anche sulle pareti della nuova forgia, magari fra un po' di giorni uscirà un altro video, soltanto che non siamo riusciti in alcun modo a ricollegare queste cose tra di loro. Quindi mi raccomando ragazzi, come abbiamo visto, i segreti che questo luogo misterioso ci riserva sono tanti, sono veramente tanti, e pur avendoli scoperti a parte, ci rimane molto, molto difficile decifrarli. Scriveteci quindi nei commenti cosa pensate riguardo a questi strani elementi. E se avete delle idee in particolare che potrebbero aiutare a risolvere magari all'inizio di una quest esotica o qualcosa del genere. Quindi se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate like, commentate, iscrivetevi, passate le social che come ogni volta sono in questione di iscrizione anche dal nuovissimo bellissimo sito. Noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao! Io sono Gaul, è la tua luce.